Un salutone a tutti. Oggi vi faccio vedere una cosa un po' particolare. Dice, ma che tu ci fa vedere? Il campo? Che tu ci fa vedere? La pista? No. Vi faccio vedere questo gioiello che è solo un peccato usare, ovvero la Revo 2.0 Black Edition. Come potete vedere è lei, è uguale, è la Revo 2.0. infatti, se tolgo la carrozzeria non lo faccio, tanto non cambia niente, è la stessa macchina, stesse ruote, stessa anodizzazione, stesse esagoni, il trascinatore uguale, per dire, fuori lo spoiler uguale, ma la carrozzeria è quella della Black Edition. È una versione limitata che è stata fatta in America, scusate, è stata fatta in America per i negozi, per alcuni negozi americani, e questa è, niente, la livrea più particolare che c'è per le Revo 2.0. È un gioiello, non so, come al solito, se dal vivo, cioè scusate, se dal video viene bene quanto è dal vivo, bella quanto è dal vivo, perché è una cosa esagerata. È stupenda, per come la vedo io, l'Revo più bella di sempre, davvero davvero bella. E come ripeto, non si differisce per niente. Adesso ve la faccio vedere solo in maniera statica, esteticamente, e poi sicuramente faremo anche un video dinamico. Ecco, guardate che bellezza che è, con questo sfondo meraviglioso naturale di queste stupende colline. Per me è una delle macchine più belle che ci sia, almeno a livello estetico. Ecco, poi dinamicamente, come tutte le auto, non c'è l'auto perfetta. Per me è un'auto bellissima anche da guidare, da delle emozioni esagerate, sia come potenza e come handling, perché è un monster molto particolare, bello veloce, con il sistema push rod classico Traxxas, che fa sì che la macchina abbia una dinamica molto molto bella da vedere, e ha un'escursione, un twist esagerato. Questo è semplicemente cosa ha questa macchina. Infatti, in configurazione bashing, in utilizzo bashing, è davvero esagerata, perché ha una dinamicità, un rollio, un comportamento davvero bellissimo. Questo è Revo 2.0 Black Edition ed è stupenda, perché, ripeto, non si differisce per niente. Non devo dirvi nient'altro, perché non ha nessuna differenza a livello tecnico, elettronico e quindi di guida rispetto alla standard 2.0. È una meraviglia, è una meraviglia. Bellissima. E quindi, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, cliccate like, condividete il video e restate collegati, perché a breve ve la farò vedere anche in movimento. Intanto accontentatevi di questo piccolo video statico di questa meraviglia che è, appunto, la Traxxas Revo 2.0, nel caso Black Edition, tiratura Black Edition. Come ripeto, per me è una delle macchine più belle della storia del modellismo, bellissima. Niente, ragazzi, un salutone, un abbraccio, vi voglio bene come al solito, al prossimo video. Bye bye.